Allora ragazzi, sono allora se metto in questo nuovissimo episodio di GS2 Hot Imports Nights. Dovremmo aver finito tutto, no, no, ci manca ancora qualcosa o abbiamo finito tutto? Abbiamo finito tutto, bene. È tempo della gara promozionale che ci farà andare a classe 3. Sì, classe 3. Avanti. Vabbè, ovviamente solo questa. Perché è muscle car. Vabbè, ovviamente la Stingray è una muscle car, quindi dobbiamo per forza utilizzare quella. Vabbè, dopo vediamo. Guerra aperta qui a Battle Royale. Chi vincerà? Benvenuti a un nuovo evento Re delle Guarda, Derapate. tutti, eh. Tutti con. Vabbè, a parte lei la Stingray, guarda. Stingray, Stingray, Stingray. Tutte Stingray. A parte lui che c'ha la Camaro e noi sempre Stingray. Avanti con la Firebird. Tira fuori i soldi. Esci i soldi. Esci i soldi. Ni. Credo che andrà bene, ma sii gentile con me. Beh, potevi fare di meglio, comunque. C'è solo 46.000. Ma che. Cioè, è barbona sta cosa. Ci vuole talento per derapare come l'autunno. Ok. L'auto 4 scivola lateralmente lungo la curva. Così si fa auto 6. Ora sbaglio o ho perso L'auto 3 completamente la segnala di imboccare una curva stretta. sensibilità, cioè della L'auto 3 macchina. mantiene il controllo. L'auto 6 sale in Però cattedra. magari mi sbaglio, ma la sento diversa dalle L'auto scorse 6 volte, sale non in so cattedra. perché. Bella derapata dell'auto 4. Sinceramente non so dire il L'auto perché. 5 dà una dimostrazione di stile e tecnica. L'auto 1 ci dà una Aia. lezione di guida. Velocità e angolazione perfette. L'auto 1 ci dà una lezione di guida. Velocità e angolazione perfette. Così si fa auto 6. Azione in Ok. scivolata per l'auto 6. Vabbè, non parlo tanto perché ovviamente mi devo Ottima manovra, concentrare derapata stretta nelle dell'auto 2. derapate, trovare la giusta coordinazione tra L'auto 6 sale in cattedra. velocità e manovra soprattutto. L'auto 6 sale in cattedra. Olè. Ovviamente. Pensavo di aver fatto più punti. Beh. Vabbè, però è anche vero che ci siamo anche schiantati, quindi ci sta. 180. E in più la scommessa. Poi sganci i soldi, sgancia, sgancia, sgancia. E ovviamente, dopo aver fatto questa, siamo aumentati di livello, classe 3. E da qua andiamo a prenderci un'altra auto, ovviamente. Olè. Venom. Compriamo delle nuove auto. Vediamo quali nuove auto ci sono nella classe 3. Ehi là! Partiamo già sprintose. Abbiamo la Exige della Lotus. Non l'ho mai presa la Lotus, ad essere sincero, forse la prendiamo. Cavolo, anche questa. La Charger RT. Vabbè, questa è una muscle car, guarda, sicuramente la andiamo a prendere, perché questa è storia. Questa, ragazzi, è autostorica, è un'autostorica. Un'altra. Vabbè, ovviamente quella moderna. Questa. Bah. Beh, è. Davanti è cazzuta, eh. Beh, vedremo. Poi Mustang è. È anche questa storia. Però anche questa. No, io questa ci devo fare un easter egg con quest'auto. Devo fare un easter egg, quindi questa la prendiamo.
DB9 volante. Questa la possiamo fare decappottabile invece. Cioè, Spider, volevo dire. Poi Chevrolet è la Corvette Z51. Anche questa spacca i culi. Poi abbiamo delle altre. Sì, la Pontiac GTO. Questa qui, se non sbaglio, c'è anche in Next Car Games. Mi pare. No, ci dovrebbe essere. Quindi un'altra questa è la Corvette, quella vecchia. La Corvette Z06, sì, è la versione vecchia, diciamo, questa qua. Quella che la che metto io con la boccuccia, perché se vedete sotto c'è una specie di bocca. Io l'ho sempre chiamata boccuccia, quella, la Corvette con la boccuccia. Questa però è una supercar, spacchi culi. E basta. Queste sono tutte le auto che come classe base sono di classe 3. Allora, questa mi dispiace ma devo. Cioè no, non mi dispiace affatto, però questa devo, perché ci devo fare honest reg con questa macchina. Solamente che è un, diciamo, no. Che cosa fai? Ragazzi, è impazzito il gioco un attimo. Ok, eccoci. No, concessionario. Ora, possiamo fare direttamente così, classe 3. Allora, la Lotus. Vedere. Però questa anche da derapata. Prendiamo, visto che è anche una maggior ragione che non l'ho mai provata su questo gioco, mai, non l'ho mai usata. La proviamo adesso. Sì, però che palle ogni volta che ti porta qui. Classe 3, grazie. Poi abbiamo detto, cos'è che abbiamo detto? Questa qui, anche questa è. Questa è un'auto storica comunque, questa qua. La facciamo uguale a quella di quel famoso film, ragazzi. Quella uguale a quella del film. Già, ci sta, cazzo, ci sta. Poi. Allora, un'ultima auto. Anche questa non ci starebbe male. Allora, questa che è la versione nuova, quella del 2006, mi pare che sia questa. O questa qua. Che però questa è la versione vecchia. Quella con la boccuccia. Sinceramente non lo so. Beh, prendo questa, dai, questa più nuova. Deciso. E basta, abbiamo preso, sì, molte auto. E ora andiamo a modificarle tutte. Iniziamo ovviamente da lei. Non si può modificare più di tanto, quanto pare. Facciamo così. Ok, quindi queste auto non sono molto modificabili. Se è questo che mi stai dicendo. Vabbè, ovviamente è la prima volta che ho preso la Lotus, devo anche capire un po'. Vediamo un po' con la Momo. Ecco. Questi neri spaccano, Ha giudicato questi neri. Magari ci aumentiamo. Li facciamo proprio così aggressivi. L'alettone assolutamente no. Ci aggiungiamo un bel alettone di quelli proprio che dici, che cos'è questa roba. Ora quello base è questo.
Questo ci può stare. Ecco qua. Ovviamente mettiamo italiano come sempre. Vetri tinti. Li facciamo neri e poi ci penserò a off camera io a fare tutte la decalcomania nel caso, e poi se ok, se nel caso rivernicio i finestrini. Però qui i sedili, cavolo, come sono sportivi in una maniera assurda. Allora, al momento facciamoli generici neri, poi vedremo. Cazzo, dentro è una figata, guarda lì. Ora, questo essendo Lotus, magari sì, ci mettiamo questo, tanto tettuccio. Scusa, cosa cambia da questo? Perché c'è anche così? Ma no, così ci resta meglio. Va bene, acquistiamo tutto. Olè. Ok. Beh, dai, è bellissima così. Però, come ho detto, la verniciatura e le decalcomanie la farò off camera, come ho detto. Qui ci andiamo a modificare tutte le nostre auto. Avanti. E qui ovviamente si può modificare di più, ovviamente. Sì, fino a un certo punto. Nero, perché sì. E qui penso che ci sia lo stesso motore, quello là che esce fuori. E infatti l'ultimo cos'è, questo? No, dai, al carbonio è brutto. O così, dai, ci sta. Proviamo con le tento, magari una un po' retro, questa qua. Andiamo ad aumentare, ovviamente, 22 pollici addirittura. Per forza. Baule sarà il carbonio, no, dai, è brutto il carbonio. Perché c'è questa striscia bianca? Cambiamo qua. Olè. I tubi di scappamento ci stanno, No, questi, anche se sono piccoli, secondo me stanno bene così. Vetri trinti ovviamente tutti neri per il momento. Poi vabbè, ecco, ho già detto che cosa farò. Abbassiamo. Certo, è solo una cosa estetica, quindi facciamo così. I sedili lì. Proviamo questi qua. Qua è tutto legno. È per forza degli anni 70 sta macchina. Là. Ma no, poi come ho detto, il carbonio è brutto. Anche sì, se aumenta di valore questa macchina, però esteticamente, cioè, con il carbonio è brutto. Almeno secondo il mio punto di vista. Poi, prossima. Eccola. Può essere modificata abbastanza? Ni. Però questa deve essere comunque
originale, no, voglio farla proprio identica. E lì, se non sbaglio, è bianca. È bianca o nero? Si può anche rimuovere completamente. No, 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 mi sa che ce l'ha, però è normale. Vabbè, qui comunque è uguale, non... è uguale per tutte le muscle car, questa specie di cosa. Però sai cosa? Lasciamo questa. Anche se adesso non è... No, perché lì invece era tutto normale, però noi comunque andiamo a modificare qualcosa. Però l'auto la tendiamo a farla molto simile. Eh no, qua le cose sono quelle originali, però sono quelli, se non sbaglio. La facciamo queste molto retro, cioè più o meno. E vacca boia, 22 pollici, vacca boia, ma che cerchioni sono questi? Attendiamo originale. Vabbè, qui lasciamo... Allora qui ve lo dico, qui la targa può essere un tantino ambigua, però ragazzi non è colpa mia, ma è proprio l'auto originale che c'ha questa targa, quindi io non so che cosa farci. Il gioco non me lo ha considerato valido, quindi io ho messo la targa normale, perché altrimenti avrei messo qualcosa di un po' sconcio, ma ripeto, era una cosa proprio della macchina originale, quindi... Però il gioco non me lo ha fatto mettere, quindi va bene, pazienza. Facciamo così, va. Vetri neri, sì, perché erano neri. E qua però facciamolo subito, almeno gli cambio la... Facciamo sempre questi. La verniciatura. Facciamo così. Fatto. E li cambiamo la verniciatura. La verniciatura, essendo un'auto vecchia, questa qua comunque. Allora, era di colore rosso, non so, mi ricordo, dovrebbe essere di questo colore qua più o meno. No, forse è troppo rosso. Un colore simile a questo era, però troppo rosso. Sì, è troppo rosso. Aspetta, forse era così? No, assolutamente. Beh, sì, era un pochino arrugginita, però... No, ma sembra rosa così. Guarda, il più simile... facciamo questa qua. Diciamo, è il colore che gli si avvicina di più. Ok. Adesso... Pronti per l'ultima auto? Eccola qua. Allora, questa l'ho già utilizzata, quest'auto, quindi ci dovrebbe essere il kit estetico. No, non c'è. Allora mi... Possibile? Non c'è la... Vabbè. Allora, avanti. Ok, già questo spacca. Però anche questo. Dici, vacca boia. Ma questo spacca ancora di più, guarda lì. Allora, il cofano deve essere qualcosa di cazzuto, eh. Sì.
Siamo così. Minigonne, minigonne, vediamo. Vabbè, questi qui stanno benissimo. Qui le tenzo addirittura. Wilforce. Porca vacca. Queste spaccano. Ultra Light, vediamo se no. È solo queste. Poi tenzo. Queste. 21 pollici. Alettone ci mettiamo, ma se un bel alettone ci sta. Ma chi è? Ma chi è? Ma che roba è? Questo qua va. Ci sta bene, ci sta bene. Cioè, ma che è sta roba? Sì, ma non vedo granché in quella roba. Oppure c'è questa, vediamo. Ok, questo ha vinto. Il baule è qui. Ci sta o non ci sta? Non ci sta. Abbiamo prima le luci, ovviamente, queste nere. La targa, ok. Olè. E ovviamente italiana, perché noi siamo in Italia. Vetri tinti neri, ovviamente. Olè. Altezza da guida, abbassiamo tutto. Poi i sedili. Sedili originali come sono? Ci sta, ci sta. Guarda gli interni. Siamo così. No, allora, sai che forse è di un altro gioco che c'era la stessa auto, però c'era anche il kit carrozzeria estesa. Secondo me mi confondo con un altro gioco. Potrebbe essere. Detto fatto, dai, è una bestia. Ma qui che bestia che è. Una bestia. Perfetto, siamo a 20. Va bene. Ok, allora. Beh, abbiamo fatto solo una gara, però ovviamente essendo la gara promozionale abbiamo dovuto comprare nuove auto. Più andremo a prendere la Stingray e la porteremo a classe 3. E niente. Questo è semplicemente un episodio per, diciamo, di promozione per andare dove siamo ora, classe 3. Abbiamo preso le nostre auto, abbiamo le abbiamo tutte modificate. E dal prossimo episodio, oltre a farvi vedere tutte le auto già fatte, tutte belline, customizzate, inizieremo con le gare, con tutte le gare di classe 3. Quindi direi che per questo episodio di Juice 2 Hot Imports Nights è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi. Cioè, di iscrivervi al canale se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi. Mettere un bel like se vi è piaciuto l'episodio. Mi raccomando, dire anche la vostra nei commenti, con suggerimenti, consigli e tutto quello che volete. Noi ci sentiamo in un prossimo episodio o video, se guardate il video delle 4 che uscirà. Bene, bella!